Potresti chiederti perché lasciai che accadesse. Tanti morti e altri ce ne sarebbero stati. Un impero ridotto in macerie. Un principe buttato in strada e cacciato come un comune. Ma io avevo visto il corso del tempo e di tutte le conclusioni possibili, questa era la più promettente. Perché il principe avrebbe avuto la possibilità di sistemare le cose. Guarda. Guarda di cosa parlo. Dunque, dove ho messo quelle lame? Zerva. Cosa c'è? Nel caso non mi ricapitasse l'occasione. Scrofa impudente! Ti offro la vita eterna e tu mi rispondi così? Oh, mi divertirò a trasformarti. Salve, principe. Non è il ritorno a casa che ti aspetta. Perché cerchi di colpirmi? Sono immortale. Immortale forse, ma non invincibile. Popolo! Arrangiati, tutto è migliore ora! Dovresti ringraziarmi! Vivono in mezzo a mostri senza anima al servizio della tua follia! È il prezzo del progresso! Svelto e astuto! Questi statue... Io non appartengo a questo mondo, ma ce ne sono altri. E io troverò il mio posto come tu hai trovato il tuo.
Sei libero, principe. Il tuo viaggio è concluso. Cosa c'è? Tutto ciò che tu spetta a me di diritto è mio. Deve essere. Cosa ti aspettavi? Che dopo aver ucciso il visir io sarei sparito così? Ah, sei così cieco! La tua rabbia, l'orgoglio, l'egoismo mi hanno dato forma e sostanza, mi hanno alimentato. Anche se le sabbie sono sparite, io ho la forza di restare. E senza il visir posso prendere il tuo posto, posso regnare su tutto! E non c'è assolutamente niente che tu possa fare. Con il potere di manipolare il tempo stesso, saresti potuto diventare il più grande di tutti i re. Che guerre avresti potuto combattere? Che monumenti avresti potuto erigere in tuo onore? Che donne avresti preso per te? Ma mi hai deluso, principe. Ora sei debole e comprensivo. I miei tentativi di convincerti a cercare la gloria sono falliti. Così ho atteso il vero momento di colpire. Tu non meriti ciò che ti è stato offerto, il controllo dell'impero più grande. Col potere che hai potevi dominare il mondo. L'avresti sprecato, principe. Io gli farò giustizia, quindi deve essere mio. Tu sei solo un parassita! Non meriti niente! Dici di no? Non l'ho guadagnato. Pensi che saresti qui ora senza di me? Quante volte ti ho salvato? Quante volte ti ho aperto la strada? Ho abbattuto i tuoi nemici, riportato alla tua missione! Mentre tu ti lamentavi di tuo padre, di Kailina, di Farad, di come tutte le brutte cose succedono a te! Ah, povero principe! Le tue sono parole vuote. Lo sono sempre state. Sei soltanto uno spirito disperato e egoista. Se lo sono, principe, è perché tu lo sei. Se sono spietato, sconsiderato, immorale, è perché tu lo sei. Non sono uscito dal nulla, non sono stato evocato da un folle visir. Io sono te. Ho compreso tutti i miei errori. E ormai sono pentito dei miei sbagli passati. Io non sono più quella persona. Passano le stagioni e i gusti. Ma la gente? La gente non cambia. Se credi il contrario ti illudi. Non combattere. Abbassa la spada. Vuoi uccidermi allora? Vuoi farmi a pezzi come tutti gli altri nemici? Agita quella spada, principe! Hai visto come funziona bene? Che violenza! La tua ira non fa altro che nutrirmi. Dimmi un po', sei davvero cambiato? Dopotutto io sono ancora qui, in piedi davanti a te! A questo posto puzza di dolore e di crudeltà. Non devi seguire quest'ora. Vattene, svegliati, ti guiderò. Che stai facendo? Non mi ignorare! Non mi lasciare qui! No! Sveglia! Fara. Ti senti bene, principe? Credo che sia davvero finita.
Principe, c'è ancora una cosa che non capisco. Dimmi, ma come facevi a sapere il mio nome? Molti pensano che il tempo sia come un fiume, che scorre lento in un'unica direzione. Ma io, che l'ho visto da vicino, posso assicurarti che si sbagliano. Il tempo è un mare in tempesta. Forse ti chiederai chi sono e perché io parli così. Siediti e ti racconterò la storia più incredibile che tu abbia mai sentito.